Ehi, la Poké Fanatici, io sono Dlarz e bentornati in questa nuova parte di Pokken Tournament Deluxe per Nintendo Switch. Oggi proseguiamo la modalità single player nella Lega perché nell'ultimo video in single player, quello di Scizor, molti di voi mi hanno chiesto di continuare con altri Pokémon che ovviamente non ho usato nel mio vecchio Let's Play a Pokken Tournament per Wii U. Quindi oggi andremo a usare Mewtwo, voglio partire proprio con il botto, anche perché alcuni me l'hanno chiesto di fare Mewtwo e poi farò ovviamente anche Mewtwo Nero e tutti gli altri Pokémon che non ho ancora fatto, appunto. Prima di cominciare, ovviamente, vi chiedo di lasciare tanti bei pollici in su, vi raccomando, la serie Pokken vi sta piacendo tantissimo, quindi fatemelo sapere ancora, continuate a supportarla ancora con un bel pollicione in su. Iniziamo! Si prosegue con la Lega Blu. Siamo quasi arrivati, tra l'altro, alla fine. Infatti penso che ormai mancherà davvero poco. Siamo al 12° posto. Penso che arriveremo al primo posto proprio in queste 5 sfide, quindi ok. Come Pokémon Supporters voglio usare Latios e Yveltal. Devastante attacco ad area dall'alto, attacco ad area che limita i movimenti dell'avversario una volta per round. Molto molto carini, tra l'altro. Entrambi attacchi, senza supporto appunto che ristabilisca la vita oppure la risonanza, qualcosa. Mewtwo contro Decidueye, si parte proprio con il botto. Oddio, questo Mewtwo è lucidissimo, sembra finto. Partiamo con i Yveltal, che tra l'altro ha la carica lenta, quindi ho fatto male, dovevo partire con Latios. E si inizia! Ecco, grazie mille. Ok. Tra l'altro io Mewtwo, nemmeno nella mia vecchia serie l'avevo mai utilizzato, se non ricordo male. Forse avevo usato Mewtwo Nero qualche volta, e poi basta. Da quello che so, Mewtwo è forte e Mewtwo Nero è tipo fortissimo. Ah! Quindi poi ci divertiremo anche nella prossima parte dove utilizzeremo Mewtwo Nero. Guarda Yveltal come picchia. Cavolo, mi ha fatto il contrattacco mentre faceva lo scudo. Stavolta te l'ho fatto io. Guardali. Stanno iniziando ad essere forti i Pokémon comunque. Molto bene. Non ce la siamo comunque cavata male. Una volta andiamo con Latios. Stavolta voglio fare ancora meglio. Guardalo come si para. Veramente forte comunque. Smettila di fare lo scudo. Maledizione, avevo quasi fatto il contrattacco. Come hai fatto? È velocissimo comunque. Stavolta te l'ho fatto il contrattacco, mi dispiace. Oh mio Dio. Devo stare attento a quando fa lo scudo. Vabbè, stavolta non c'era nulla che tenesse. Dio, quanto è così spaventoso. E ancora non l'ho caricato, perché comunque per caricare Mewtwo ci vuole un po'. Infatti non credo userò la risonanza, cioè non lo so, perché è complicato, ci mette un sacco a caricarsi. Promettente, grazie mille. Andiamo contro Russell, il suo Pikachu Libre. Andiamo sempre con loro. Stavolta voglio iniziare da Latios, così che potrò far caricare Yveltal. Pikachu Wrestler, vabbè, l'ho chiamato Pikachu Libre, se non sbaglio nella versione americana inglese si chiama così, credo. Non mi ricordo, non so perché l'ho chiamato così allora. Maledizione a me che premo sempre là! Ha iniziato lui, porca miseria! Guardalo. Tra l'altro io l'anno scorso sapevo che su Pokken Tournament per Wii U Pikachu Libre era tipo uno dei più forti. Almeno così mi ricordo che la gente diceva. Aha! Ok, sono riuscito. Comunque Mewtwo toglie un sacco di vita,
Sbammete! Ciaone! Ok, mi è caricato Latios al massimo, mannaggia. Va bene, voglio utilizzarlo. Vieni qua. Ah, togli quello scudo! L'ho preso? Sì, ok. Molto, molto bene. Oddio, è entrato in risonanza. Ti ho preso io, mi dispiace. Vieni qua. Olè. Scusate se ogni tanto sto zitto, ma devo concentrarmi. Perché qua le cose iniziano a farsi più complicate. Perfetto, conclusione proprio messo all'angolino. Quanto è fiero. 4 stelle, ok. Livello abilità aumentato a 2. Oddio, quasi metà ha fatto. Aumentiamo l'attacco prima di tutto. Bonus fortuna. Lotta cauta. Bene. Contro Hans. Non ho visto che Pokémon avesse. Va bene, adesso lo scopriremo. Stavolta siamo attenti a partire da Latios. Ah, Scizor, perfetto. Spiaggia d'Italia. Allora, attenti a usare Latios. Perfetto. Che tra l'altro è abbagliante, giustamente. La mossa quella sua. Oddio, questa... questa non gliel'avevo ancora mai fatta. Maledizione, lo scudo. Ah, ecco cosa succede quando fai lo scudo ed esageri. Ancora lo scudo. Ancora che fai lo scudo. La devi smettere, Scizor. Ancora. Amico mio, se continui a fare sempre lo scudo, io dovrò continuare a farti sempre la presa. Cioè, non è colpa mia. Ok, finalmente sto iniziando ad imparare anche qualche mossa nuova. Mi ha sorpreso con quella. Lo potevo perfettare, mannaggia. Ok, i Veltal. Andiamo a usare anche i Veltal. Vai! No! Non volevo farla adesso. Volevo fare questo! Ali del fato! Sbam! Mamma mia! Mamma mia, quanto picchia pure i Veltal! Amico. No. Ah, mi ha fregato stavolta. Contrattacco! Ah. Perfetto, perfetto. Pam, pam, pam. Tre stelle e mezzo, tra l'altro. Ok, saliamo ancora di livello. Vado ad aumentare. Beh, la risonanza non penso mi servirà e non riesco mai a usarla con lui. Ci mette 2 anni a caricarsi, quindi aumenterò la strategia. Sì. Vai, Giorgio, con il suo Suicune. Leggendario contro leggendario. Comunque in realtà è troppo forte. Borgo Vecchio di Ferrum Inverno. Proprio pittoresco per lottare con due leggendari. Ok, andiamo a mettere Latios, così dopo avremo la carica di Veltal al massimo. E si comincia! Guardali tutti che fanno lo scudo. Sbam! No! Cavolo, volevo perfetto! Maledetto! Cos'era quello, idropompa? Ti ho preso. Hai levato lo scudo troppo presto. Eccoci qua. Maledetto! Non ti faccio toccare terra.
Pulito, pulito. Quasi. Mi ha tolto metà vita. Andiamo con i Veltal. Oh oh, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. È venuto qua, ok, perfetto. L'ho chiamato ed è arrivato. Ti faccio il contrattacco. No, maledettissimo. Maledettissimo. Mi dispiace, ti contrattacco. Vieni qua che ti faccio una bella presina. Sì, bravo, metti lo scudo. Bravo, bravissimo. Ti avevo anche avvisato, Suicune. Ti avevo anche avvisato. Vai, Veltal! Ali del fato! Sbam! L'ho preso. Ok, e non è andato KO. Adesso sì. Che fastidio quando resistono con uno sputo di vita. Veramente. Ok, vittoria per me. Oh, quasi salito di livello. Mannaggia, mi sarebbe servito per la lotta finale. Vabbè che comunque credo che dopo questa avremo la prova. Cioè, se ci fa salire direttamente al primo posto, ma non credo perché questa è settima, quindi no. Diventiamo sesti, mi sa. E quindi niente, finiremo la Lega con Mewtwo nero. Cosa che mi va. Oh, la batteria del Joy-Con è quasi scarica. Nah. Città di Neos. Ho selezionato i Veltal, mannaggia me che premo là come un forsennato. Siamo contro Garchomp. Garchomp è bello tosto. No, dai, perché? Gli avevo fatto la presa e non me l'ha fatta. E guarda, oh, perché ci mette... Non la fa subito quando la faccio. Maledetto. Ah! E schioppa. Devasto. E andiamo con Latios. Ma maledetto. Vai Latios. Quanto è figo Latios. Si è rialzato ed è stato buttato di nuovo giù. Guarda quanto continua, tra l'altro, abbagliante. Dura un sacco di tempo. Non ti faccio toccare, Terra. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No! E non gliela volevo far fare la finisher. Molto molto bene. Livello 4. Andiamo ad aumentare la defense. Molto molto bene. E con questa ci spostiamo alla classifica. Posto numero 6, giustamente. E quindi sì, la proseguiremo e la finiremo a questo punto nella prossima parte. Molto bene. Torneo. Sì, va bene. Poche fanatici, per questa parte io direi che quindi può essere tutto. Io spero che vi sia piaciuta. Ricordatevi di lasciare tanti bei pollici in su. E nella prossima vi porterò Mewtwo nero. Vi raccomando, con i pollicioni. Io vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte. Bye bye.